Saremo in due allora. Ho visto degli episodi che forse sono un po' penalizzato, però vabbè, non voglio parlare di questo. Mi piace parlare della prestazione dei ragazzi che hanno fatto una prestazione importante. Ecco, limitarsi a degli errori e dare delle colpe all'arbitro non mi sembra neanche giusto, perché devo commentare la prestazione del Brescia, penso di buono livello, contro una squadra importante, in un campo importante, davanti anche a un pubblico importante. Questo mi ha fatto molto piacere. L'unica cosa che rammarico, penso che se dico che se vinceva il Brescia non c'era niente da dire. Però nel primo tempo, mister, avete rischiato di subire anche il gol del sorpasso dopo che il Pescara ha pareggiato. Sì, però penso che tiri uno specchio da porta ne abbiamo avuti pochi. Noi ne abbiamo creati tanti, abbiamo sbagliato anche il rigore, non c'era un altro rigore. Si è avuto 5 palle nel secondo tempo, cioè, quello che ho visto io, poi può darsi che mi sbaglio. Però ci sta, insomma, quando non chiudi è un errore nostro, non è bravura degli altri, però la cosa che mi ha fatto piacere è la produttività delle azioni da gol in maniera anche bella, fluida, l'atteggiamento, ci siamo alzati nel secondo tempo, abbiamo corso bene e abbiamo creato molto. Calori, come le è sembrato appunto il Pescara? È da Serie A secondo lei? Una squadra importante, sta facendo un campionato straordinario, è chiaro che si aspetta sempre di più, no? E allora si vuole sempre vincere, però a volte ci sono anche avversari. Io penso che oggi il Pescara ha trovato una squadra, una bella squadra, e non lo dico perché è la mia squadra, ma perché lo dico vedendo, avendo visto giocare le due squadre. Pescara che poteva essere la sua squadra, mister, in estate. Eravate vicini all'accordo. Sì, c'è stato un colloquio col presidente De Secco e De Sebastiani e dell'Icari, abbiamo parlato, come avevo parlato anche con altre società, anzi era una piazza che ovviamente mi stimolava molto, però c'era il dubbio tra me e Zema, hanno scelto Zema, vedo che l'hanno scelto bene perché ha riportato entusiasmo, sta facendo cose importanti e poi è un maestro, un uomo di sport che è ben amato. Chi piange di più la partita dopo probabilmente ha degli aiuti perché non hanno niente di cui essere arrabbiati, noi recriminiamo qualcosa, loro recriminano qualcosa, però è stata una partita che secondo me è giusto che finisse così. Poi su Omar penso che l'avete visto tutti se era rigore o meno, dal campo sembrava di sì, quindi possono recriminare quanto vogliono, ma i nostri episodi li abbiamo anche noi. Sì, era da ripetere, c'era un giocatore loro che poteva battere praticamente al posto di Omar perché era più avanti quasi del pallone, però abbiamo già avuto questi riscontri a volte con gli altri, andiamo avanti, come si dice sempre, cerchiamo di essere più forti anche di queste cose. Sono una bella squadra, sono una grande squadra che sta lottando per salire in Serie A direttamente, hanno un bel pubblico, sono partiti davvero a mille dopo il nostro gol. Nel secondo tempo, negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia, abbiamo scacciato magari quel minimo di timore che poteva esserci in più e che non ci aveva permesso di esprimerci bene nel primo tempo, e nel secondo tempo penso che si è visto la Brescia, aggressivo, andava a prendere gli altri, ha cercato di riprendere in mano la partita, penso ce l'abbia fatto, ha rischiato anche di vincere.